preparato per voi la torta chiffon cake o ciambellone americano, una torta molto alta, come vedete, e che si realizza grazie all'aiuto del cremor tartaro e degli albumi montati a neve. Una torta sofficissima che sotto una campana di vetro si conserva anche per giorni. Io ho fatto la variante con l'aggiunta di gocce di cioccolato, ma potete farla anche semplice. Seguite il procedimento e tutti gli ingredienti per realizzarla nel video che segue. Gli ingredienti per preparare la nostra chiffon cake nella variante con gocce al cioccolato sono 285 g di farina, 300 g di zucchero, 195 ml di acqua, 120 g di olio di semi, 8 g di cremor tartaro, una bustina di lievito per dolci. 6 tuorli, 7 albumi, un pizzico di sale, una bustina di vanillina e 100 g di gocce di cioccolato fondente. La prima cosa che andiamo a fare è inserire nel boccale gli alimenti nel seguente ordine. Mi raccomando, rispettate l'ordine che vi sto dicendo adesso perché è molto importante. Quindi mettiamo prima il pizzico di sale. Poi andiamo a mettere la farina, lo zucchero ed il lievito. Ed impostiamo velocità 5 per 6 secondi. A questo punto andiamo ad aggiungere la parte liquida, diciamo, quindi l'olio, i tuorli, l'acqua e la vanillina. Andiamo ad impostare 30 secondi a velocità 5. Nel frattempo andiamo a montare gli albumi. Come vedete, io non lo faccio con il nostro robot da cucina per non dover lavare due volte il boccale. Lo vado a fare con delle semplici fruste da cucina elettriche. Quindi, mentre va a frullare questo composto, il nostro connect, io con le fruste vado a montare gli albumi a neve aggiungendo la bustina di cremor tartaro. Gli albumi sono montati, il composto è pronto. Adesso versiamo il composto ottenuto con il connect in una ciotola abbastanza capiente. Una volta che lo abbiamo versato tutto, andiamo ad incorporare gli albumi, aiutandoci poi con una frusta a mano per incorporarli bene nel composto. Deve risultare tutto molto schiumoso, molto pieno di bolle d'aria. Dobbiamo stare attenti a non farlo smontare. Quindi cominciamo ad inserire una parte degli albumi. E con un movimento dal basso verso l'alto andiamo ad incorporare lentamente. Non abbiate fretta in questa fase, perché è proprio questo il momento che determina la riuscita della nostra chiffon. Metto altri albumi. Vedete, si formano proprio nel composto delle grosse bolle d'aria che scoppiano. Questo significa che stiamo mescolando bene. Ho inserito anche l'ultima parte di albume. Nel frattempo potete preriscaldare il forno a 160 gradi e prendere lo stampo da chiffon, che vi ricordo non deve essere né imburrato né infarinato.
Come ultima cosa aggiungo le gocce di cioccolato che ho leggermente infarinato in modo che non scendano tutte sul fondo. Le metto a mano per evitare che vada a finire anche della farina. Incorporo sempre le gocce di cioccolato lavorando sempre dal basso verso l'alto e adesso vado a versare nel mio stampo da chiffon. Ecco il mio stampo verso il composto. E vi ripeto, vado ad infornare in forno statico a 160 gradi per circa 50-60 minuti. State molto attenti alla cottura perché essendo una torta molto alta rischia di rimanere cruda all'interno, quindi eventualmente abbondate un po'. Ci vediamo tra circa un'oretta, vi faccio vedere la fase del raffreddamento e della fuoriuscita dallo stampo. Ho sfornato la nostra chiffon cake, adesso la vado a mettere a riposare, a freddarsi a testa in giù in questa maniera. La dobbiamo togliere dallo stampo solo quando sarà perfettamente fredda. La nostra torta chiffon è ormai fredda, andiamo a tirarla fuori dallo stampo. Ecco la tirata fuori dallo stampo, come vedete è altissima. Adesso andrò a fare una fetta e vi faccio vedere com'è all'interno. Eccovi una fetta della nostra chiffon tagliata, vedete, è proprio morbida, morbida, morbida. Un ciambellone ideale per la vostra colazione. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. È molto semplice, quindi potete facilmente realizzarla con il vostro Messier Cuisine Connect. Spero che questa ricetta di chiffon cake vi sia piaciuta. E se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video. Se volete potete seguirmi sul sito www.messierricette.it, potete iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia per scambiarvi ricette, idee e consigli con i nostri robot da cucina, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale YouTube In Cucina con Messier per restare sempre aggiornati sulle mie ultime ricette. Buona cucina a tutti!